Hello everyone! Ragazzi, copertina equivale a story time. Quindi mettetevi comodi che oggi vi racconto della prima volta che sono andata in America. La primissima volta. E anche del fatto che sono stata sorpresa bene. Underage! Vi racconto tutto quanto. Partiamo dal principio. Allora, la prima volta che sono andata in America avevo 18 anni perché stavo facendo il quarto anno di liceo. Io facevo il liceo classico linguistico e ogni anno nella mia scuola, cosa che ho adorato, ti davano l'opportunità di scegliere. O potevi fare una gita con la tua classe o andavi da solo a fare uno scambio culturale in uno dei paesi in cui si parlava una delle lingue che stavi studiando. Un anno sono andata in Belgio, un anno sono andata in Francia, un anno sono andata in America, avevano fatto anche l'Australia. Però l'Australia, quella lì, l'ho saltata. Quell'anno appunto lo scambio culturale era con questa scuola gemellata che stava in Massachusetts, vicino a Boston, una piccola città che si chiama Billerica. E lo scambio durava un mese, quindi era abbastanza lungo. E tu venivi assegnato da solo a una famiglia americana, frequentando anche la scuola americana. Lì è stato divertentissimo. Allora, di solito quando fanno questi scambi culturali cercano di fare il match migliore tra i ragazzi per quanto riguarda gli interessi, il carattere, eccetera eccetera. In realtà io in questo sono stata un po' sfortunata, nel senso che a 18 anni io già non mangiavo la carne, avevo smesso a 14 anni, e in America, ma anche in Italia al tempo, perché io ragazzi ho quasi 31 anni adesso, non era così comune, e quindi mi hanno naturalmente abbinato a questa ragazza che anche lei non mangiava carne. In realtà non avevamo praticamente interessi in comune, se non la musica un po', ma comunque musica diversa, almeno mangiamo. Prima impressione di quando sono arrivata a casa loro è stato proprio tipo: oh mio Dio, questo è un film. La zona dove viveva la mia famiglia era davvero bella. C'erano queste ville enormi che poggiavano su questi prati perfetti, verdi, con il front yard, il backyard, il bovaro del Bernese bellissimo che ti accoglie scodinzolando appena entri in casa, e la cucina gigante. Io ero tipo: oh mio Dio, ma come un film. Addirittura loro mi avevano dato non una camera, mi avevano dato tutto il basement, quindi avevo tipo il salottino, la mia camera da letto, il mio bagno privato, tutto il basement era per me per quel mese. Wow, primo impatto della casa, fantastico. La famiglia era una famiglia, ma ragazzi, come quelle dei film: mamma, papà, tre figli, io stavo con la sorella maggiore, poi c'erano i due, la sorellina e il fratellino minore, la macchina gigante. Adesso sono abituata alle macchine americane, però effettivamente era la prima volta che vedevo un paese in cui tipo il 90% delle macchine sono giganti, con i portabibite in ogni postazione. E poi ho visto la loro scuola. La scuola come struttura era fantastica, ragazzi. Era tenuta bene, era grande, c'erano tutti i tipi di campi sportivi possibili e immaginabili, tutti i tipi di attività che facevano extracurricolari dopo la scuola. Bella. E in quel mese io ho frequentato effettivamente la scuola americana. Non scendo nello specifico, se dovessi mettermi a spiegare come funziona la scuola americana, con gli armadietti, con i corsi che puoi scegliere, con i corsi che sono obbligatori, quanto dura, quello sarebbe già un video a parte. Però posso dirvi che ho notato che le materie scientifiche erano fatte in un modo e le materie umanistiche in un altro. In quel mese per me era lampante. Entravi nel laboratorio di falegnameria. Io non ce l'avevo proprio nella mia scuola, però vabbè. Materiali a disposizione, attrezzi. Io addirittura in quel mese ho cercato di costruire un robot. Ogni studente cercava di costruire un piccolo robot personale. Ci vuole disponibilità, ci vogliono materiali, ci vuole l'attrezzatura, la postazione. Nella scuola mia vi dico solo che noi prenotavamo il televisore tipo 2 settimane prima per vedere un film, perché ce n'era uno. Però dall'altro lato invece ho trovato che le materie umanistiche non erano fatte in maniera molto approfondita. Io per esempio lì avevo 18 anni, quarto superiore, e loro stavano facendo Romeo e Giulietta, quindi cioè insomma parliamo di Shakespeare, che ok, non è letteratura americana, però è comunque in inglese, no? E c'era il mio compagno di banco americano che mi diceva: oh, ma com'è che va a finire questo? Perché doveva scrivere il riassunto della trama e non sapeva neanche la fine. Il modo in cui veniva trattato Shakespeare non era tanto approfondito quanto il modo in cui lo trattavamo nel mio liceo. Poi, questo non c'entra niente, ma ho seguito un corso di italiano perché io ero stata gemellata con questa scuola, perché si studiava italiano. Comunque eravamo vicino a Boston, East Coast, e molti studiavano italiano in realtà. Fico.
Poi un'altra cosa che ho notato è la differenza enorme nel dress code. Io non so voi, magari adesso le cose sono anche cambiate, ma quando io ero al liceo c'era un dress code. Non potevo andare a scuola con le infradito. Penso che le professoresse avrebbero detto tipo: ma che stai in spiaggia? Vatti a cambiare, torna a casa. Non potevo andare a scuola con i tank tops, tipo le canottiere. Comunque dovevano essere magliette che un po' coprivano anche le spalle, anche in estate. Non potevo andare con delle minigonne. Non potevo sicuramente andare a scuola in pigiama, un po' troppo informale. In America io vedevo ragazze che erano praticamente tipo in pigiama, con le infradito, e mi pare che un periodo c'è stata anche la neve verso la fine, ma con l'infradito, con il thermos del caffè, cosa che io a malapena potevo bere l'acqua, quasi avvolte dalla coperta, no? E stavano così sedute sulla sedia a bere il thermos del caffè, e per me questa cosa era incredibile, era molto più rilassato. E poi ragazzi, come accennavo prima, dopo le materie, quelle che si fanno la mattina, quasi tutti fanno un'attività extra, che può essere uno sport, ma anche musica o teatro o scacchi, cioè c'è un'attività dopo la scuola che si fa nella scuola e che è inclusa nel pacchetto scuola, mentre noi in Italia ce le dobbiamo andare a cercare queste cose. La mia americana faceva la banda come proprio quelle dei film, no? Avete presente American Pie? Era proprio così, era fantastico. E lei faceva la direttrice dell'orchestra, la direttrice della banda a volte. Suonava anche uno strumento, ma non mi ricordo quale. Mi pare che fosse tipo la tromba, il trombone, una cosa del genere. O il flauto traverso. Vabbè. E il weekend avevamo la partita. Siamo andati alla partita di football americano con la banda che suonava. Questa cosa era divertente. Nel frattempo, perché voglio arrivare al punto di quando sono stata sorpresa, dopo la scuola a volte seguivo la mia americana nel fare le sue attività. Quindi rimanevo alle prove della banda e lei faceva lezioni di pittura con un insegnante privato. A volte io ero riuscita a crearmi un piccolo gruppetto in mensa. Avete presente la mensa americana? I miei genitori americani mi davano sempre il pranzo. Tra l'altro sempre lo stesso pranzo, che era tipo pane con il burro d'arachidi da una parte e dall'altra parte era tipo, avete presente il marshmallow? Ma in crema. Praticamente era quello il mio pranzo. In mensa avevo conosciuto il gruppo delle cheerleader, che erano, oh, lo posso dire romano, erano un taglio le cheerleader. E mi avevano un po' presa a cuore, quindi era sempre, ah vieni, siediti con noi. E a volte dopo la scuola uscivo con loro. Quando non avevano le prove, loro avevano già la macchina, ce ne andavamo al centro commerciale, al cinema, a casa loro, eccetera, eccetera. E qui arriviamo a una grande differenza che ho visto, che ho vissuto più che altro, durante questa esperienza di scambio culturale. Adesso io so che non è così in tutta l'America. Dobbiamo tenere conto che comunque il Massachusetts è East Coast, è proprio il primo approdo dei padri pellegrini, della riforma, della chiesa, quando sono sbarcati in America. Quindi io non so se anche adesso questo abbia qualcosa a che fare con la mentalità attuale. Però nella famiglia in cui stavo, loro trattavano la mia americana, che comunque aveva 17 anni, lei ne aveva 17 perché io sono di gennaio, la trattavano come una bambina, la accompagnavano dappertutto e aveva la macchina, lei poteva guidare. Ogni volta che usciva, con chi vai? Ma ci sono anche ragazze? Siete solo ragazzi? Perché se sono solo ragazzi non mi piace. Cosa che io a 17-18 anni, cioè ovviamente i miei erano attenti a dove andavo e mi chiedevano dove andavo, ma la preoccupazione principale non era tanto se fossero tutti ragazzi o se io fossi l'unica ragazza o tante ragazze, era più che altro con chi esci, sono persone che conosci bene, sono persone di cui ti fidi. Ma se io andavo a casa dei miei due amici maschi, 18 anni, non è, cioè per i miei non era quello il problema, anche perché se tu vuoi fare qualcosa a quell'età lo trovi il modo, no? E invece loro erano molto preoccupati di questo. E a me già questo per me era strano, perché lei dopo pochi mesi si doveva diplomare. E quando ti diplomi in America spesso vai a vivere da solo, ma proprio da solo, che magari vai in un altro stato o magari vai in una parte molto lontana del tuo stato. E quindi mi dicevo, ma se voi non le date l'opportunità di essere indipendente da sola, di fare le sue scelte, con chi uscire, con chi non uscire, ma come fa questa a vivere da sola tra 6 mesi? E questo si ricollega un pochetto al mio discorso dell'alcol. Allora ragazzi, io in generale mi reputo una brava ragazza, nel senso seguo le regole, anzi adesso forse pure troppo, mi reputo tipo giapponese nel seguire le regole, però sono stata teenager anch'io.
e un po' di cavolate le abbiamo fatte tutti. In America non puoi bere sotto i 21 anni, è illegale. Non puoi comprare alcol, ma anche se qualcuno compra l'alcol per te, non puoi bere. Vi faccio un esempio. Ero con la mia famiglia americana, io avevo 18 anni, quindi in Italia puoi bere anche legalmente. Stavamo mangiando una pizza e loro mi fanno: che tu vuoi un po' di birra? Io, guardate, adesso non bevo quasi per niente. Al tempo bevevo normalmente, come una ragazza di 18 anni. E io gli ho detto: sì, grazie, un bicchiere. E loro mi hanno guardato dicendo: non puoi? Non hai 21 anni? E io ero tipo: ma siamo in famiglia, non esco stasera, sto mangiando una pizza con voi. Un bicchiere di birra, che mi fa? Vabbè, comunque era assolutamente vietato. Una sera, il mio gruppo di cheerleader mi invita a questa festa, che era una festa a casa ovviamente, con un po' di gente. E mi dicono: Sonia, dai, vieni stasera, che siamo anche riusciti a prendere delle birre. Sto parlando di birre, non sto neanche parlando tipo: abbiamo preso la vodka, il gin, il whisky super alcolici. No. Ci sentiamo la musica, ci guardiamo un film, ci divertiamo. E io ho detto: ma sì, sì, dai, che era figa. Era verso la fine, tra l'altro, della mia vacanza. E ho chiesto alla mia famiglia ospitante se potevo andare. E loro mi hanno detto: vabbè, sì, ma chi è? Con chi stai? Io, guarda, sto con le cheerleader, hanno detto che c'è una festa, ci saranno un po' di persone, non lo so di preciso, comunque è una festa, non sto da sola. Allora hanno detto: va bene, le ragazze, loro mi passano a prendere in macchina, andiamo alla festa. E era davvero, ragazzi, una situazione tranquilla, ma saremmo stati tipo, non so, 15? Nemmeno, forse tra i 10 e i 15. Stavamo ascoltando la musica, c'erano un po' di snack tipo patatine e c'erano due casse di birra. Niente di che, io apro una birra, gli altri aprono una birra e iniziamo a fare la nostra serata in tranquillità. Cioè, non... cioè, solo pensarci adesso mi mette ansia, mi mette uno stress addosso. A un certo punto sento tutti che fanno: nascondetevi, nascondetevi. Chi si butta sotto il letto, chi si chiude nel bagno, chi esce dalla porta del retro. Io sono rimasta un attimino così e dalla porta, quella della cucina, entra, prendo la porta, una delle loro professoresse. Io ero tipo, sono rimasta proprio una ebete con la birra in mano a guardarla. Perché non so se vi è mai capitato, a me nessuna professoressa del liceo, ma forse mai, è mai entrata a casa senza bussare. Non lo so, per me era una cosa inconcepibile. E la padrona di casa è rimasta lì con me, cercava di dire tipo: sì, ma non è niente, siamo solo noi, siamo in pochi. Eravamo in pochi rimasti come stupidi nel salotto, non so se eravamo tipo 4. E lei che cercava proprio di giustificare questa cosa per cercare di non farla arrabbiare. La professoressa, che era entrata già fuori di sé, ha detto alle altre persone che erano nella stanza: con voi farò i conti dopo, contatterò i vostri genitori, siete nei guai. Ma mi ha preso e mi ha portato nella sua macchina, ha iniziato a guidare ed era proprio arrabbiata, ha detto: Allora, da una parte la capisco, cioè la capisco, nel senso, io avevo infranto delle regole, una legge. Capisco perché era così arrabbiata. Se invece di essere la professoressa fosse arrivata la polizia, forse avrei potuto passare davvero dei guai in America. Però è anche vero che non stavamo facendo rumore, non vedevamo la possibilità della polizia che ci bussa alla porta come una vera possibilità, perché di solito quello succede se c'è la festa, il casino, i vicini chiamano la polizia. Quindi vabbè, lei ha cominciato a dire: se fosse stata la polizia, io ti dovrei portare dalla polizia, tu hai infranto la legge. Io, calcolate che al tempo ero una brava studentessa, cioè ero molto brava. Non mi va di dire che ero una secchiona, perché io la secchiona me la immagino come quella che non ha una vita sociale, studia e basta. Io in realtà avevo una grandissima vita sociale, non è che studiavo e basta, però ci tenevo, avevo tutti buonissimi voti. E lei ha cominciato a parlare di farmi espellere, diceva tipo: questo te lo ritroverai, ti faccio fare un'espulsione. Era il quarto anno, tra l'altro, pure vicino alla maturità. Me la sono vissuta malissimo, mi ha riportato a casa e ha detto: lei stava bevendo. Tra l'altro erano stati i miei genitori americani a fare la spia su dove era questa festa e a contattare la professoressa e a dire tipo: mi riporti Sonia. Scusate, se non volevate che ci andassi me lo potevate dire, oppure mi potevate venire a riprendere voi. Vabbè, questa cosa io non l'ho mai capita e da quel giorno li ho un po' odiati, un po'. Comunque per fortuna non è successo niente. Grande disagio, perché la professoressa americana ha parlato con le professoresse italiane e io sono tipo una brava studentessa modello. Non mi è piaciuta come sensazione. Però poi non è successo niente, non mi hanno dato una sospensione, non mi hanno messo neanche una nota in realtà, quindi è andata così. Però penso che questo faccia anche capire un po' la mentalità che può esserci in America, perché io non dico che tutte le famiglie siano così, sicuramente no, però ce ne sono tante così. E per me è stato abbastanza eye opening, perché ho capito che delle cose che per me erano normali, tipo bersi una birra a 18 anni, in America non è sempre normale, non è normale per tutti. E quindi poi ho cominciato anche a farmi due domande sul: ma perché si ubriacano sempre in college?
Chissà perché. Comunque in generale è stata un'esperienza fantastica. Me la ricordo, a parte questa parte che mi mette ancora ansia, mi ricordo quel mese con grande piacere. Tutte le persone che ho conosciuto, tutte le curiosità, le cose che vedevo, che quando le vedi con gli occhi della prima volta, persino il frigo americano è una cosa tipo wow, ma fai il ghiaccio. E poi calcolate che quando io avevo 18 anni non è che c'era ancora tutta questa cultura di internet che c'è adesso. Io mi ricordo che avevo il cellulare, ma non so se avevo internet sul cellulare, o comunque se ce l'avevo costava tantissimo, quindi per comunicare con la mia famiglia in quel mese mandavo le mail. Io tipo una volta ogni 3 giorni mandavo un'email. Se siete a scuola, quindi il mio audience più giovane, anche se in realtà il mio audience è un po' più grande in generale, e vi capita l'opportunità di fare uno scambio culturale, anche se non siete con i vostri amichetti, compagni di classe, io vi consiglio davvero di prendere quell'opportunità e di farlo, se avete anche la disponibilità. È tutto per oggi, lasciatemi un commento con le vostre esperienze. Avete mai fatto uno scambio culturale? Vi siete mai trovati in una situazione del genere? Cosa pensate di tutta questa storia? Iscrivetevi, ci vediamo la prossima volta, ciao!